L'elezione di Renato Accorinti lo scorso giugno è stato un vero e proprio miracolo, contro ogni pronostico, contro ogni spietata logica di potere e spartizione, contro il modo di fare politica che ha da sempre contraddistinto questa terra. Per cercare di comprendere a fondo il fenomeno, anche dal punto di vista sociologico, proprio all'indomani dell'elezione è nato presso l'Università di Messina l'Osservatorio sulla democrazia partecipativa, coordinata dal professore Tonino Perna e che ha visto il coinvolgimento di circa 20 ricercatori, tutti impegnati nel capire come sia stata possibile questa rivoluzione dal basso. Dopo 100 giorni l'osservatorio ha presentato i risultati. In sintesi è emerso che il primo cittadino gode ancora di un largo, larghissimo consenso e che sono soprattutto due i punti che l'amministrazione deve rivedere: l'attenzione verso la zona sud della città e il pieno coinvolgimento dei presidenti di quartiere. A livello popolare continua un feeling forte e anche la gente, abbiamo fatto centinaia di questionari, ci dice dobbiamo dargli tempo. A livello, se volete, anche dei miei colleghi universitari, così, e c'è un atteggiamento un po' snob, dicendo sì, è simpatico, ma fa delle cose, oppure so, ha sempre la maglietta, insomma, non si coglie, è un po' strano, no? È come se la saggezza popolare fosse in qualche modo più avanti rispetto agli intellettuali della città. Lo stesso Accorinti ha l'opportunità di far propria questa analisi intervenendo proprio laddove la cittadinanza lo ha per così dire bocciato, sempre comunque in una cornice di grande apprezzamento. Vengo qua a cercare di capire quale ancora criticità, e ce ne saranno mille altre, perché qua dobbiamo cambiare però insieme. La cosa nuova è questa, che non c'è qualcuno che ha vinto e si arrocca nel palazzo che comanda. Ecco, la cosa nuova è che è stato detto da sempre, che nella cultura che ho avuto sempre nel DNA e con tutti gli assessori sono stati così scelti proprio perché in una visione unanime di società, che è quella partecipativa, che è quella dove l'insieme, il noi, il singolo cittadino è il centro, non il sindaco. Ma la domanda, direbbe qualcuno, sorge spontanea. Tornerebbe sindaco oggi Renato Accorinti? Sì, assolutamente sì, non c'è dubbio. Se dovessero farlo fuori con ricorso, vincerebbe nuovamente le elezioni.